Associazione Musica Amica presenta i corsi annuali di alto perfezionamento di chitarra sotto la guida del prestigioso insegnante Pietro Locatto. Gli splendidi scenari di Santa Margherita Ligure faranno da culla al percorso di studi da novembre a giugno a Villa Durazzo con la direzione artistica di Giovanna Savino. Per info e iscrizioni as.musicamica.ge@gmail.com. Musica Amica, un mondo di opportunità. Ciao a tutti amici, sono Joy. Oggi sono qui con voi perché vi voglio presentare il mio primo libro. Eccolo qui, guardate che carino. Si chiama La lista dei sogni, per non dimenticare chi siamo. È una immersione totale proprio nel mondo dei sogni, nei miei in primis, ma con questo libro io rifletto partendo dai miei per arrivare anche ai vostri. E spero che possa essere veramente un modo per ricordarvi quanto sia importante sognare nella vita, sognare cose possibili e impossibili. Quindi, se vi va di leggerlo, cercatelo su Amazon, La lista dei sogni di Joy Cadenasso. Eccoci ancora insieme, cari amici, sempre curiosa, splendente, all'aperto, in una nuova location per insomma, farvi compagnia con le nostre curiosità, le nostre informazioni simpatiche, più o meno simpatiche, curiose, non lo so, insomma, spero che comunque quello che vi proponiamo sempre in qualche modo sia di vostro gradimento. Cerchiamo di variare di tematiche, passiamo dalla musica all'arte, al paranormale e dopo tornerà anche un po', diciamo, questa sfera mistica, ma adesso parliamo invece della Liguria, parliamo di Genova e parliamo di barche, di nautica. Perché, Luca? Beh, intanto volevo precisare che questo programma va in onda da Hot Avenue, via Calda. Perché? Perché io, non avendo i soldi di Claudio Gambaro, me ne sono rimasto in Liguria e sono andato a vedere ho fatto finta di lavorare al Salone Nautico, che come sempre è un fiore all'occhiello della nostra città. Quest'anno veramente molto, adesso al di là delle parole di circostanza, bellissimo, si è cambiato l'ingresso, un percorso veramente interessante, peccato che sia finito, ma se queste sono le premesse, il prossimo anno sarà ancora meglio. 5 aree espositive enormi, tutte dedicate agli yacht, super yacht, alla nautica, ai motori, sì, alla tecnologia, insomma veramente veramente bello. E poi c'è questa area del waterfront che sta per nascere, perché insomma, sì, tra 2 anni forse dovremo vedere completata l'opera. Però devo dire bello, che è un ambito in cui si investe parecchio. Sì, ci vogliono i soldi. Ecco, no, la contrapposizione a cui volevo fare riferimento è proprio questa. Si investe su un mondo ricco nonostante noi viviamo negli ultimi tempi in un mondo di crisi, un mondo povero tendenzialmente, no? Già. Cioè, quindi c'è da fare anche qualche riflessione. Così, alla riflessione, polemica. Senza polemica, la riflessione che ho fatto io e che condivido è che vedi questa? La forbice è sempre più grande. Da una parte i ricchi, dall'altra parte i poveri, sono rimasti 2, quindi solo i poveri, mi sa. Esatto, ma noi torniamo a sempre curiosa che viaggia, come dicevo, da un mondo all'altro. Oggi è il compleanno, il primo anno di Sempre Curiosa, abbiamo vissuto tanti momenti simpatici, abbiamo conosciuto tantissimi amici, tantissime persone che hanno fatto parte del nostro programma e abbiamo in qualche modo davvero scoperto i mondi degli altri, non soltanto quelli di Sempre Curiosa. Ci tengo a precisare anche che l'aggettivo curiosa spesso viene in qualche modo traviato, perché la curiosità non è una cosa cattiva, nel senso che è in realtà voglia di conoscenza, voglia di sapere, di scoprire cose nuove. Non pensate subito invece all'aggettivo curioso come una cosa che accezione in qualche negativa, modo si vuole, certo, sì, infilare negativamente, no, negli spazi degli altri. No, noi anzi diamo spazio agli altri e curiosiamo, nel senso che ci fa piacere conoscere cose nuove e conoscere anche di voi. E se volete farci sapere di noi, redazione sempre curiosa @gmail.com, scriveteci, parlateci del vostro progetto e vediamo se riusciamo ad organizzare una videochiamata, un incontro e far parte con noi di Sempre Curiosa. Che dire, Claudio? Lo sai che adesso entriamo nel famoso mondo mistico a cui ho accennato prima. Tu cosa ne pensi dei tarocchi, per esempio?
Ma i tarocchi, beh, devo non dire, le arance, no, tarocchi. Perché? Ah, ecco, non le arance, tarocchi. Parliamo di, no, parliamo di... Che paranormale, ma in realtà è reale. Parliamo di, ok, Scacchi e Tarocchi, un album di Francesco De Gregori prodotto da Ivano Fossati. Esatto. Oppure i tarocchi, beh, mi viene in mente... Le arance? No, mi viene in mente la cartomante di Via San... Ti ho sputato? Sì. Qua, di Via San Luca. I tarocchi, beh, a me incuriosisce comunque il mondo occulto. Ecco, volevo arrivare qui perché torna a trovarci il nostro amico Guido Mazzoni, che fa parte anche lui di Sempre Curiosa e ci ha sempre regalato dei momenti davvero davvero particolari, parlandoci di figure mistiche leggendarie come per esempio il licantropo, no? Tutte queste figure che in qualche modo sono nell'immaginario collettivo, leggendarie, ma che alcune, per esempio, non sa se crederci o meno, fantasmi, spiriti, ma energie. Tra l'occulto e il paranormale vi è una leggera differenza. O comunque sono due mondi lontanissimi. Sì. Sì, cosa? Sì, 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 che sì, sono, sì, due mondi lontani. Sono due mondi, okay, lontani, però in qualche modo, insomma, fanno parte di una sfera mistica. Si tangono, come dicono quelli che parlano bene. Esatto. Questa volta invece non ci parla di licantropi, ma andiamo e ci infiliamo nella casa di Luisa, nel mondo di Luisa, insieme a Guido Mazzoni, perché scopriamo insieme il mondo dei tarocchi. Amici di Sempre Curiosa, torno in compagnia del mio amico Guido Mazzoni, che ci porta sempre argomenti interessanti, curiosi, diversi anche, mi piace dire. Di cosa parleremo oggi insieme a Guido? Di tarocchi. Vi faccio vedere da vicino la scatola. Questi sono tarocchi egiziani e qui abbiamo scelto, anzi Guido ha scelto due carte che sono due arcani. Il resto ve lo faccio dire da Guido perché io non so assolutamente niente di tarocchi. Guido, cominciavamo un po' a interessarci di questi, gli stiamo dando delle lezioni, piano piano, sì, diventerà un esperto. Sono due arcani superiori e questo rappresenta il tronco. Molte volte però quando lo vediamo in un giro di carte ci spaventa, perché può anche rappresentare la morte. Ma quindi è positiva o negativa? Dipende a cosa è associata? Dipende particolarmente a cosa è associata. Potrebbe essere il tronco di una storia tossica, quindi di una situazione anche malevola, quindi ha quindi uno sfondo positivo, benefico, in realtà, sì, positivo. D'altro canto, invece? Qua abbiamo forse l'arcano superiore, quello che tutti sperano di vedere nel giro di carte, nel loro giro di carte, perché è la carta della fortuna, la carta di tutto ciò che può andare bene, di tutto quello che uno vuole intraprendere in quel momento, ha intenzione di intraprendere in quel momento, dovrebbe andare a gonfie vele. Quindi è positiva? È positivissima. Sembra quasi una bussola questa. Sì, sì. No. Ecco, allora, tu mi hai detto che questi sono tarocchi egiziani. C'è differenza? Ce ne sono vari tipi? Ma, guarda, ci sono tantissimi tipi di tarocchi e ogni maestra dei tarocchi, ogni cartomante ha i suoi tarocchi preferiti. Questi hanno l'effigie egiziana, sono anche molto grandi e quindi sono tarocchi egiziani. Mi permetto di spezzare una lancia in favore di tutte le persone che fanno questa pratica perfetta, non essendo retribuite. Lo fanno perché è una dote che hanno e quindi aiutano le persone a scoprire la loro giusta strada, appunto, certi divini, certo, la loro giusta strada, e fanno questi giri di carte. E ve ne sono diversi tipi, vi è per esempio la croce celtica, vi è ieri, oggi e domani, la piramide e soprattutto com'è quello che bussa, entrate, sedete, parlate, che è quello che io amo di più. Ma questi sono i giri di carte sono che si possono fare? I giri di carte, ho che capito, si possono fare. Scusa, io ho una curiosità, immagino che non tutti possano fare i giri di carte, cioè ci vorrà una sorta di sensibilità, predisposizione interiore per poter fare il giro, sì, di carte a, sì, qualcuno, sì, 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 e riuscire a leggere in qualche modo lo spirito, le emozioni della persona a cui si sta leggendo le carte. Tantissime persone si sono avvicinate a fare tante attività, tra cui anche queste delle carte, ma pochissime realmente sono riuscite a farlo, perché una cosa è leggere la carta in se stessa,
che però non vuol dire nulla. Una cosa è veramente la dote di riuscire a interpretare la carta e di riuscire a portare la carta. Sì, è sì, una sì. dote proprio che anche rara. Se non ha tanta passione, ma okay. Se non l'hai, non puoi portarla avanti. Puoi essere un tecnico, ma non puoi essere un cartomante. Allora, Guido, dobbiamo terminare qui il nostro incontro, ma approfondiremo perché abbiamo tante altre domande e sicuramente anche i nostri amici a casa. Quindi grazie di cuore per questo incontro davvero molto molto particolare, grazie a Luisa che ci ha prestato le carte. Ci vediamo nel prossimo incontro con Guido Mazzoni. Ciao amici! Da una discarica alla strada a una sera cinesca. Oggi veramente lo studio ha dato il bianco. Sì, beh, una puntata senza dubbio molto particolare, no? Perché non possiamo festeggiare questo tuo anno di sempre curioso. Non potevamo festeggiarlo con una puntata normalissima. Quindi ci siamo così un attimino ingegnati. No, non è vero, abbiamo improvvisato, abbiamo fatto due passi per strada. Ci siamo incontrati per caso. Casualmente, esatto. E così, vabbè, diciamo il nostro programma, perché sì, ok, parte da... Sei la padronissima di casa e paghi l'affitto. E ci mancherebbe altro, e hai anche un affitto, insomma, perché le sedie che abbiamo visto nel primo sì, blocco, sì, sì. E beh, quelle lì fanno parte... Sono di terza mano, brava, tra l'altro. Brava. Però sono servita anche oggi per fare questo puntatore. Due erano simili anche, sì, tra poi l'altro. C'era lo sgambelletto, sì. Come si dice... a Sestri e dintorni e anche quello a Cuba ed è stato molto molto divertente, molto divertente, sì, molto pratico. Sono contento, sono soddisfatto. Sei soddisfatto? Festeggiare un anno così veramente, cioè non potevo far di meglio, quindi, e sono curioso di sapere l'anno prossimo che cosa succederà. Intanto facciamolo passare. Vabbè, Luca, anche tu cosa dici? No, io sono contento perché anche nel periodo non collegato, come si dice, ho avuto una mosca che è una delle 300 miliardi, si è innamorata di me, no? Cioè, ho provato a spiegarle che siamo un po' diversi, ma non ci sente, cioè proprio mi segue, siamo diversi, ma no, dice di no, che non è, sono tutte scuse. Comunque, se volete qualche reportage magari prossimamente dal Nautico, ve lo farò, così. Ma non è finito il Nautico? Appunto. Così, ma... A memoria del Nautico. Retroattivo. E il fu il salone nautico. Va bene. I contenuti multimediali. Sì. È vero. Ma io ho una domanda da porci. O da porci. Vai. Ma sarà cinesca o sarà Sara? Bisogna chiederlo a lei, innanzitutto. Io direi che con questa battuta finale è giusto bellissima. Concludere una puntata degna del primo anno di Sempre Curiosa. Ci salutiamo. Ma tu le hai anche numerate, Giorgia, queste puntate? Sì. Ok, quindi dovremmo... No, beh, quello no. No. Sarà 50. 50. 50 precisa. Io direi che è un punto più alto di oggi, non lo possiamo raggiungere, quindi il programma potrebbe finire qui, quindi perché potremmo... di meglio, secondo me, noi ha famo. Potremmo anche ipotizzare che tra un anno veramente scatterà la centesima, quindi 2 anni, 100 puntate. Ah, tu stai dicendo che c'è la legge 100 anche per il programma? Beh, sì. È cambiato il governo, però c'è la legge 100. Sì, 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 sì. Tra l'altro siamo anche freschi di elezioni, però No. Io però no, scusa. Sempre... parliamo di politica. Sempre curioso, non è politica. No, farei però un upgrade del programma, io la prossima puntata la registrerei a Scarpino direttamente, che per chi non sapesse dov'è, dice, è una discarica vera. Esatto, beh certo, è proprio il luogo deputato dove i genovesi buttano i loro rifiuti, quindi io la farei da lì. Ci penseremo. Ok. Nel frattempo ci tengo a ringraziare anche chi ha partecipato con noi a questa puntata, quindi Guido Mazzoni, Rossella Boccardo e ovviamente anche voi, Claudio Gambaro e Luca Cevasco. Grazie a te, Giorgina. E ci arrivano i saluti anche da Max Carpaneto, che avete conosciuto in questo anno. Lui si è occupato di musica, la musica soprattutto degli anni 80, ci ha regalato tantissime curiosità e tanti ricordi, soprattutto appunto per ciò che riguarda la musica di quel periodo lì. E poi Steve De Brevi, che anche lui non è potuto venire, però insomma ve lo ricorderete perché è il nostro artista per eccellenza, e anche lui ci ha sempre inviato delle illustrazioni, dei video bellissimi dove lui disegna, anche dedicati proprio al nostro programma, quindi si può dire che anche lui fa parte della nostra grande famiglia.
e tutti voi ovviamente da casa che ci avete sempre seguiti, il compleanno è anche il vostro, perché grazie, senza di voi questo programma insomma non avrebbe senso. Sì. Il programma lo fate voi, come... fate proprio voi. Voi, certo, voi. Non fa niente, lo fate voi. Da casa. È Bruno Santoro che è il nostro regista. Ciao Bruno. È dietro la telecamera. E... dacci un cenno di vita e di saluto in qualche modo. E nel finale, due volte i saluti. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata di Sempre Curiosa. Un bacio gigante da Joy. Yes, yes. Associazione Musica Amica presenta i corsi annuali di alto perfezionamento di chitarra sotto la guida del prestigioso insegnante Pietro Locatto. Gli splendidi scenari di Santa Margherita Ligure faranno da culla al percorso di studi da novembre a giugno a Villa Durazzo con la direzione artistica di Giovanna Savino. Per info e iscrizioni as.musicamica.ge@gmail.com. Musica Amica, un mondo di opportunità. Ciao amici, sono Joy. Vi ricordate di me? Voglio parlarvi ancora una volta del mio libro. Oh no, me lo sono dimenticato. Eccolo qui, la lista dei sogni per non dimenticare chi siamo. Tanti sogni fra queste pagine che spero possano essere anche i vostri, anche perché potete scrivere i vostri sogni su questo libro, non è soltanto mio, è anche vostro. Ma adesso abbiamo parlato di sogni, qui vicino a me c'è un fiore spettacolare che io adoro e che colgo per voi, per sognare insieme con la barba di Gesù.